Modellisti galattici, bentornati nella clinica del Doc. Il video di oggi è stato richiesto un po' troppo tempo fa, lo ammetto, da Michele Tepedino, uno dei nostri fedelissimi del canale, che chiedeva come realizzare in pratica delle sfumature morbide con il passaggio da un colore all'altro, detto in breve wet blending, semplificando l'inverosimile. Perciò oggi, sfruttando uno dei modelli proprio richiesti da Michele, quindi un Night Haunt, vi mostrerò come dipingerli, esattamente come li vedete sulla box art, ovviamente, mica a fare quelle robe come il Mac che modifica i pezzi appiccicandoli a caso. Passando quindi da un colore azzurro a un colore bianco, bianco sporco. Senza troppi giri di parole, iniziamo. Parto da una base di Corax White, quindi spray bianco standard, e vi mostrerò la sfumatura su quest'area, quindi su questa porzione del modello. E la prima cosa che farò sarà applicare una base di Celestra Grey. Perché lo faccio? Semplicemente perché non voglio utilizzare il bianco come base e tenerlo come luce massima magari per le parti più in rilievo del modello. La base di Celestra Grey e siamo quindi pronti per passare al vero passaggio, quindi al vero wet blending, che sarà fatto fra il Celestra Grey, appunto, e il Baroque Blue, un azzurro molto acceso. La diluizione per questi due colori sarà pari a quella del blending che trovate nel video che ho fatto qualche tempo fa sulla diluizione, quindi se non l'avete ancora visto andate a recuperarlo per vedere bene di cosa si tratta. Visto che la sfumatura voglio circa che sia a metà del modello, applicherò uno strato di Baroque Blue nella parte superiore del modello e una parte di Celestra Grey subito sotto l'area della sfumatura, diciamo così. E mentre i due colori sono ancora bagnati, li sfumerò insieme con il pennello ancora umido. Quindi, prima cosa, Baroque Blue qua in alto. Celestra Grey qui sotto. E mentre sono ancora bagnati, quindi ancora addirittura con il Celestra Grey sul pennello, inizio a mischiare i due colori insieme. Questa qui grosso modo è la base da cui iniziare poi a lavorare per tutto il resto, quindi per creare i volumi, creare sfumature di tono e tutto il resto. Se alla fine della prima bozza di wet blending il colore risulta ancora poco acceso, diciamo così, o poco preciso il passaggio di colore in alcune aree, si può tranquillamente risolvere il problema con delle velature, quindi colore molto molto diluito, per correggere le eventuali sbavature o simili, oppure ancora appunto per rafforzare un pochino il colore. Per esempio voglio che la parte di contatto fra veste e parte spettrale sia parecchio intensa, quindi applicherò ancora qualche velatura leggera leggera, ma ovviamente con più strati, di Baroque Blue per intensificare un pochino l'azzurro sulla parte superiore, e stessa cosa farò in basso con del bianco puro, motivo per cui prima ho usato il Celestra e non il White Scar, per aumentare ancora un pochino di più il contrasto tra la parte alta azzurra e la parte bassa bianca. L'ultima cosa che resta da fare è dare un pochino di profondità alla parte spettrale azzurra, quindi a quella che sta in alto,
e lo farò con delle velature di un vecchio colore che adoro, di cui costruisco ancora una boccetta con enorme gelosia, ovvero l'Oak Turquoise, che in realtà oggi potrebbe tranquillamente essere rimpiazzato dal Sotek Green o dal Temple Guard Blue. Uno è un po' più turchese, l'altro un pochino più azzurro, ma lì sta a voi. A me la tinta dell'Oak Turquoise fa impazzire, quindi con delle velature leggere che applicherò solo nei recessi della parte spettrale, diamo un po' di volume al modello. E con le ultime velature di Oak Turquoise e giusto qualche rifinitura nella parte superiore di Barrot Blue e Celestra sulle pieghe per far risaltare appunto i volumi, la parte spettrale del Chain Rasp è finita. Questo è un modo semplice, comunque non eccessivamente complicato, non eccessivamente dispendioso in fatto di tempo, per realizzare i vostri Night Haunt in un modo diverso dai soliti Oxid e i due nuovi Technical di DGV, che per quanto carini magari possono creare armate un po' troppo simili alla lunga. Quindi questo è un modo semplice, efficace, per dare un bel effetto ai vostri Night Haunt. Come al solito, Team Box Art. Scherzi a parte, come al solito, se il video vi è piaciuto, avete richieste, suggerimenti, consigli, pareri, qualunque altra cosa vi venga in mente, lasciate un commento qui sotto, seguiteci su Facebook e Instagram, cliccate sulla campanellina per attivare le notifiche e ricevere tutti i nostri aggiornamenti su ogni nostro video e, come al solito, alla prossima! Ah, dimenticavo! Doc Nico riceve solo il suo appuntamento.